Questa stanza tutta per sé è stata riammodernata grazie alla collaborazione del Soar Optimist International d'Italia nell'ambito di quella che è l'impegno congiunto ARMA e Soar Optimist nel voler adeguare la struttura agli sviluppi, ai passi in avanti fatti dallo studio in quest'ambito, nell'ambito della violenza di genere. La violenza di genere è un fenomeno che nasce e cresce in dei contesti in cui sono assenti il riconoscimento della dignità e della libertà di scelta dell'altro. Per quello che riguarda noi carabinieri, posso dire che l'impegno è certamente massimo, lo studio in quest'ambito è continuo, da questa parte ci sono persone appositamente scelte per inclinazione, per attitudine, per empatia, mi permetterei di dire, per intelligenza emotiva, quindi per le loro capacità di cercare di immedesimarsi nell'altro e di facilitare l'emersione della domanda di aiuto. Certamente denunciare non è semplice, perché trovare la forza di denunciare significa ripetere due volte ciò che si è vissuto. Però trovare persone in grado di far sentire la donna a proprio agio in un contesto certamente familiare e privo di riferimenti all'ambito militare è d'aiuto. Proprio ieri poi è stata eseguita una misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare di un uomo, cioè direi di un marito, che più volte nell'arco di un anno ha maltrattato la propria moglie, tra l'altro in stato di gravidanza. Questa donna ha trovato la forza di denunciare ed è stata accolta proprio in questa stanza. Quindi direi anche che si tratta di un ausilio certamente indispensabile. Denunciare è importante, è il primo passo, è importante farlo anche in un ambiente che aiuta a rivivere quello che certo non è il più piacevole dei momenti e dei ricordi, il Soar Optimist c'è. Il Soar Optimist c'è e c'è dal 2014. Nel 2014 per la prima volta in Italia fu istituita a Torino una stanza tutta per sé dal titolo di un brano di Virginia Woolf. Nasce da un protocollo d'intesa fra il Comando Generale dei Carabinieri e l'allora presidente Leila Piccolo, nazionale Soar Optimist. Dopo soli 2 anni a Siracusa, in occasione del cinquantennale Soar Optimist, viene istituita la prima stanza tutta per sé presso il Comando dei Carabinieri di Siracusa. Bene, da allora sono passati 6 anni, naturalmente sono nate in Italia 195 stanze tutte per sé e Siracusa è rimasta indietro di 6 anni e aveva bisogno di un riammodernamento. Perché? Perché il protocollo ha subito tantissimi cambiamenti, è stato affidato a sociologhe, a psicologhe, per cui la stanza prevede un arredamento e un kit multimediale ben specifico. Oggi la stanza significa accoglienza, significa calore, significa momento fondamentale in cui la donna che denuncia deve trovare il suo habitat, anche se accompagnata da un bambino. Infatti la stanza prevede un spazio gioco per i figli. La stanza oggi non ha colori neri, la stanza oggi stabilisce che la donna che entra deve essere sicura di denunciare e di avere il suo risultato. E non è più l'unica in provincia di Siracusa. E giorno 3 è stata battezzata anche la stanza d'Augusta. La stanza tutta per sé nasce ad Augusta ed è la seconda nella provincia di Siracusa. L'anno scorso è stato istituito un altro protocollo anche con la questura, quindi anche le questure possono avere una stanza tutta per sé. Siracusa è a disposizione per questo, il Soar Optimist è a disposizione per questo e volevo precisare che anche Noto, dove esiste un altro club Soar Optimist, il club Val di Noto, ha una stanza tutta per sé. Passano gli anni, ma il tema della violenza di genere continua a rimanere purtroppo di strettissima attualità. Eh sì, diciamo che non è più un'emergenza, è diventata la normalità, la quotidianità. Purtroppo i fenomeni di violenza di genere sono in aumento. Nonostante le misure repressive adottate con le varie legislazioni, diciamo che siamo sempre fermi al punto di partenza, perché dalla violenza purtroppo non si riesce ad uscire ancora oggi e le vittime sono in costante aumento. Aumentano anche le denunce? Sono maggiori le denunce perché le donne si fidano di più delle istituzioni, perché magari con i centri antiviolenza riusciamo in qualche modo ad affiancarle e supportarle, però sono ancora tantissime quelle donne che non denunciano per paura, per cultura o per varie problematiche.